nona edizione di Forme e Colori 2022, che è parte integrante del progetto Macale. Per chi non lo sapesse, Macale è un acronimo che significa Mostre d'Arte Contemporanea Alba e Langhe, ed è un'iniziativa nata per promuovere e valorizzare i borghi e il meraviglioso territorio delle nostre Langhe, mettendo in relazione il paesaggio naturale delle colline con suggestive e raffinate opere di scultori e artisti contemporanei, in un'ottica che ogni anno si arricchisce di nuovi spunti e di nuovi protagonisti. Opere e luoghi vengono scelti, per così dire, abbinati, accostati, con cura, affinché ci sia sintonia e coerenza. Ogni opera ha la sua collocazione che si interseca con il panorama e lo completa. Il risultato deve essere sulla stessa lunghezza d'onda. La scultura diventa parte del paesaggio e il paesaggio accoglie in sé la scultura. L'obiettivo è una commistione opportuna fra territorio, arte e turismo, che lasci un segno nel visitatore occasionale, ma anche in chi nelle Langhe ci vive. Guardare questo luogo con uno sguardo epoptico, che è una parola un po' strana, prima dal greco, che vuol dire guardarlo al di là di ciò che si vede. Macal ha visto anche in questa occasione, di Forme e Colori 2022, l'organizzazione a cura dei Cavalieri delle Langhe, dell'associazione Insieme, e naturalmente di tanti volontari e dell'infaticabile Ausilia Battaglia, che abbiamo qua in prima fila, che tra le mesi. Detto ciò, io mi sono emozionato abbastanza e lascio la parola ad Andrea. L'obiettivo è quello di festeggiare gli artisti e l'arte. Vorrei che fossero loro proprio il centro dell'attenzione. E sono tanti, quest'anno siamo arrivati a 10, in realtà 11 artisti che hanno deciso di partecipare a Forme e Colori quest'anno, e li ringrazio di cuore, perché è stato veramente un regalo quello che oggi è proprio dedicata in tutto e per tutto a loro, e a loro veramente instancabile lavoro. Noi abbiamo cercato di mettere insieme poi le opere con i vari borghi che quest'anno hanno dato la loro adesione, sono 10, e li abbiamo suddivisi cercando di prendere un po' dalla bassa e un po' dall'alta larga, e naturalmente anche poi Alba, che avrà poi un suo ruolo più avanti. I paesi della bassa larga ovviamente sono Grinzane e Diano d'Alba, anche se Diano d'Alba è già un po' su un terra di confine. E poi abbiamo tutta una serie di borghi, magari un po' meno conosciuti, ma che non sono meno belli, di quelli della Bassa Langhe, che noi appunto abbiamo voluto inserire proprio per cercare di far venire voglia di venirli a visitare dai tanti turisti che appunto ormai hanno eletto le Langhe come luogo ideale per le loro vacanze. Progetti artistici non avrebbero la forza e l'estensione che hanno se non fosse per l'aiuto che ci proviene dalla Regione Piemonte, in particolar modo dal Consiglio regionale, che da qualche anno ha deciso di sposare proprio queste iniziative sostenendoci, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in particolar modo grazie alla figura del Presidente Giovanni Quaglia, che fin dall'inizio ha creduto nelle nostre iniziative, e naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con Gian Domenico Genta prima e oggi con Ezio Raviola. Il ringraziamento particolare va proprio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che è stata la prima in assoluto che ha iniziato a credere nel progetto artistico dei Cavalieri.